Quindi l'uomo e la falena non si sono trasformati affatto? No. Le cose stanno molto diversamente. Negli anni 70 l'esercito pensava ossessivamente a come poter mimetizzare i soldati e avviarono esperimenti con gli impulsi elettromagnetici. Mimetizzazione? Mm-hmm. Gli occhi convertono l'energia elettromagnetica in qualcosa che il cervello possa capire. È così che funziona la vista. L'esercito riteneva di poter generare un potente impulso elettromagnetico che avrebbe creato delle interferenze sul nervo ottico e alla corretta frequenza avrebbe reso i soldati invisibili a occhio nudo. E lei collaborò a questo progetto? Brevemente. Dopo che me ne fui andato, scoprirono che l'esposizione prolungata all'impulso aveva un brutto effetto collaterale. Un incurabile disordine genetico. Questa falena e quell'uomo deforme sono le vittime, beh, i discendenti delle vittime di quell'esperimento. Ma questo come spiega la loro capacità di cambiare aspetto? Qui! Fermati qui! Seguimi, andiamo. Lascia le luci accese. Walter! Walter, cosa vuole fare? Shh. Che cosa vedi? Vedo la falena. Per piacere, avvicinati. Che cosa vedi adesso? Tempo fa un mio amico ha scritto che una tecnologia sufficientemente avanzata è quasi indistinguibile dalla magia. Come fa a trasformarsi? Lei non fa niente. Quell'uomo e la falena non cambiano affatto. A cambiare è la percezione che abbiamo di loro. Ma ho scoperto qualcos'altro. Paul Revere è conosciuto per la cavalcata narrata nel poema di Harry Wadsworth Longfellow, ma prima di allora era famoso per la sua incisione del massacro di Boston, 1770. Ah, per favore. Potrebbe essere chiunque. Maria Antonietta, 1793. Sarajevo 1914, pochi minuti prima che sparassero all'arciduca Francesco Ferdinando, dando inizio alla prima guerra mondiale. Quindi sono fra noi da sempre. Oppure non si lasciano limitare dalla nostra percezione umana del tempo. Riuscite a seguirmi? Noi consideriamo il tempo lineare, giusto? La vita è un viaggio, si nasce e si muore. E per andare da un'estremità all'altra esiste solo un unico passaggio. A meno che non si guardi il tempo così. In questo modo si può osservare da un punto qualsiasi. Accade tutto contemporaneamente. Viaggiano attraverso il tempo? No, è più credibile che osservino il tempo. Io credo che questi uomini si presentino in momenti importanti, a livello storico, tecnologico, scientifico, ma in occasioni rare, forse in una ventina di eventi circoscritti agli ultimi 5.000 anni di storia dell'umanità. Ma qualcosa sta cambiando.
Sono riuscito a individuare 26 avvistamenti solo negli ultimi 3 mesi, il che fa sorgere qualche domanda. Perché adesso? Cos'è che sta per succedere? Molti di noi percepiscono la vita come una progressione lineare, d'accordo? Ecco, così. Ma questa è un'illusione, perché ogni giorno la vita ci pone davanti a una serie di scelte. Come risultato, la vita dovrebbe avere un aspetto più simile a questo. E ogni scelta conduce a un nuovo percorso. Andare al lavoro o rimanere a casa. E ogni scelta che facciamo crea una nuova realtà. Hai capito? Sì, ma questo che ha a che fare col déjà vu? Il déjà vu è semplicemente una rapida occhiata dall'altra parte. Quasi tutti lo sperimentiamo. Sentiamo di essere già stati da qualche parte. Perché in realtà non ci siamo stati. In un'altra realtà. È un altro percorso. La strada non intrapresa.